Anche nel 2001 ho partecipato alla carovana Il Color della Terra insieme a tanti e tante compagni e compagne. Abbiamo deciso di attraversare l'oceano per rispondere alla chiamata delle ZLN. E gli uomini e le donne dell'esercito zapatista e Liberazione Nazionale avevano deciso di scendere dalle montagne, attraversare le città del Messico per raccontare quello che stava succedendo in quella parte di mondo e per portare la voce del popolo indigeno oppresso che aveva scelto di ribellarsi. E io c'ero e ho avuto la fortuna di camminare domandando a fianco alla comandanza e di percorrere con loro dei piccoli passi del loro cammino di liberazione. E per me è stata un'esperienza importantissima, che è un bagaglio che mi porto dentro e che mi ha permesso di essere la donna che sono e che mi accompagna tutti i giorni nelle mie scelte, nella mia voglia di essere un'attivista e di battermi per i diritti delle persone e per difendere il mio ambiente. E la voce delle ZLN è quello che ci insegna ancora oggi, è che è giusto ribellarsi. La loro voce è un faro che ci ricorda da che parte stare, che si illumina ogni qualvolta nel mondo ci sono donne e uomini che decidono di ribellarsi. E c'è una frase del subcomandante Marcos che mi piace molto e la vorrei citare per questa occasione, e dice: il sogno di una persona rimane un sogno, quello di tante persone insieme è la realtà che comincia. Il nostro 2001 non è finito con la risposta al tentato sgombero del centro sociale di Volta. A luglio ci aspettava un'altra data importante, c'era il vertice del G8 di Genova e noi come attivisti e come movimento politico eravamo prontissimi a parteciparci. Io a Genova avevo poco più di 20 anni e, come hanno cantato poi gli Assalti Frontali, avere 20 anni è avere sogni grandi. Eh sì, perché quella generazione aveva un grande sogno, di essere in prima persona contro la globalizzazione, contro le politiche neoliberiste che già al tempo andavano devastando il nostro mondo. E sono passati 20 anni. Ma ancora oggi siamo qui a difendere quel progetto e quella voglia di mondo migliore. Viva Marcos, viva le ZLN!